La nostra vita è una vita diversa dai ragazzi della nostra età, dai nostri coetanei. Sicuramente è una vita che chiede un grande senso di responsabilità, sacrificio, lavoro, fin da piccoli, soprattutto nell'età dell'adolescenza. È una vita che inevitabilmente ti priva di qualcosa, ti priva un po' della vita sociale, delle uscite la sera, delle giornate passate con gli amici. Però questo percorso che noi viviamo qui è quello per cui lavoriamo fin da piccole, quindi arrivare in squadra nazionale e fare della tua vita, diciamo, tutto questo lavoro è sicuramente un privilegio che i ragazzi della nostra età non hanno l'onore di vivere, quindi tante rinunce, ma sicuramente restituite da tutti i successi, da tutte le emozioni e le sensazioni condivise qui. Tutte noi viviamo in una camera d'hotel con una compagna di stanza, quindi è l'unico luogo dove ci possiamo riposare, dove abbiamo le nostre cose che ci fanno sentire un po' come se fossimo a casa. Poi viviamo comunque in quella stanza circa 10-11 mesi l'anno, quindi diventa proprio il nostro habitat naturale. Forse se avessimo degli appartamenti separati e ognuna vivesse a casa, forse non sarebbe lo stesso, e quindi è bello il fatto di diventare sorelle e sorelle che poi si allenano e fanno la stessa cosa e si capiscono in questo modo.